Siamo con Emiliano Ferrari, allenatore del Lucento. Allora, stamattina quando ci siamo visti mi hai detto che era una partita dura, ce la racconti com'è andata? Ma quando intendevo dura intendevo per gli altri, no, scherzi a parte, sappiamo che era una partita dura dove che affrontavamo la squadra ostica, sappiamo le potenzialità e le caratteristiche del Volpiano e quindi siamo venuti qui praticamente a giocarci la nostra partita, mi pare. Considerando pure che era un campo dove era i limiti delle pratiche di si scivolava tantissimo, quindi i ragazzi non stavano mai in piedi e quindi abbiamo dovuto lottare fino alla fine. Abbiamo trovato un gol, una bellissima azione al primo tempo, ma siamo riusciti a mantenere il possesso del pallone per quello che si poteva, però lontano dalla nostra area il Volpiano che non ha mai tirato in porta, e quindi diciamo i ragazzi hanno interpretato la gara come andava fatta, e diversamente potevamo uscire con un risultato compromettente, insomma. Dopo Rivarolese e CBS ti aspettavi questa risposta? Ma mi aspettavo questa risposta. Quelli sono incidenti di percorso che purtroppo capitano. È giusto che capitano a nostra età. Servono perché anche, sì, servono soprattutto perché comunque devono far tesoro di quello. Che comunque è un campionato difficile, è un campionato dove ti possono mettere in difficoltà tutti. Però se entriamo sempre con questa mentalità, è la mentalità che ci vuole per finire un campionato, per essere sempre da protagonista, insomma. Tornando ad oggi ti chiedo solo questo.